Abbonati per vedere video senza pubblicità e iniziare un tuo percorso spirituale. Buona visione! Una manifestazione psichica di alta importanza nell'uomo è il linguaggio. Anche molti animali hanno un linguaggio. È un linguaggio mimico, più ricco negli animali più intelligenti, rappresentato da gesti, atteggiamenti fisionomici, suoni o rumori interiezionali che sono in parte imitativi, onomatopeici e, in più gran parte, istintivi. È dunque un linguaggio che non ha nulla di convenzionale come quello dell'uomo. Pure nell'uomo vi è un linguaggio mimico che può raggiungere, come nei sordomuti, uno sviluppo tale da soddisfare le necessità più importanti dei rapporti sociali. Ma in condizioni normali, il linguaggio mimico dell'uomo serve soltanto a rafforzare l'espressione del linguaggio fonetico, suo appannaggio esclusivo. La voce umana è prodotta dalla laringe. Essendo la voce un fenomeno acustico, avente come carattere musicale la laringe, piccolo organo osseo cartilagineo fibroso situato nella parte anteriore e superiore del collo, può essere considerata come uno strumento musicale, avente molti punti di somiglianza con gli strumenti ad ancia, come l'oboe, il clarinetto o il fagotto. Il meccanismo essenziale su cui si basa la formazione dei suoni laringei, noi sappiamo bene come funziona la laringe da quando nel 1854 il maestro di canto Manuel Garcia ebbe l'idea di osservarla direttamente per mezzo della luce riflessa da uno speciale specchietto, è il passaggio dell'aria emessa dai polmoni attraverso una fessura della laringe, l'apertura della glottide, che per effetto della vibrazione di ance membranose, le corde vocali, due pieghe della mucosa ricche di fibre elastiche, i cui bordi vibrano al passaggio della corrente d'aria, cambia ritmicamente d'ampiezza, in modo da frazionare in una serie di soffi la colonna d'aria che attraversa. Il portavento è rappresentato dai bronchi e dalla trachea, il tubo d'aggiunta o risonatore dalle cavità sovrastanti la glottide, ovvero dalla faringe, dalla bocca e dalle fosse nasali. Nonostante queste analogie, l'apparato fonatorio umano non è però un semplice strumento ad ancia, perché le corde vocali hanno la capacità, per un complicato gioco di muscoli, di cambiare ad ogni istante di lunghezza, di larghezza, di spessore e di tensione. Solo così è possibile il succedersi graduale di suoni che differiscono minimamente tra loro di intensità e di altezza. La formazione nel canto dei diversi suoni musicali, le sfumature della loro intensità, il loro ascendere e discendere nell'altezza delle scale dipendono dalle loro diverse combinazioni nel grado d'attività di oltre una dozzina di piccoli fasci muscolari
che allargano o restringono l'apertura della glottide e che tendono o rilasciano le corde vocali. Insomma, nessuno strumento può uguagliare l'infinita gamma della voce umana. Nessuno strumento è come la laringe atto ad imprimere quell'espressione, quelle modulazioni, quelle tonalità che costituiscono il dono naturale, sia pure piuttosto raro, dei grandi cantanti. I cantanti non hanno una laringe costruita in modo particolare. Di due laringi, entrambe di struttura normale, non si saprebbe dire quale appartiene all'individuo che può cantare e quale a quello che non può. La capacità di cantare è determinata dal possesso di un adeguato apparato nervoso mediante il quale il cantante è in grado di dominare con sicurezza e precisione i fasci muscolari della propria laringe. È appunto l'esistenza di questi meccanismi nervosi che costituisce la diversità tra la voce umana e gli strumenti. La voce con cui si parla non è una cosa diversa da quella con cui si canta. È vero che pochi sono quelli che sanno adoperare la laringe come organo musicale, mentre tutti riescono più o meno bene a servirsene come organo del linguaggio. Ma le differenze consistono essenzialmente nel fatto che i suoni con cui si parla sono di solito compresi in una mezza ottava, mentre quelli con cui si canta si estendono lungo l'intervallo di due ottave. E che nel parlare si adoperano molti rumori consonanti, e quindi i toni e gli intervalli fra i differenti toni non si presentano così nettamente come nel canto. Mia parentesi, non a caso nel canto si effettuano proprio i vocalizzi, perché sono le vocali che permettono e aiutano un'ampiezza della laringe e quindi un'apertura, diciamo, un suono migliore di questo passaggio dell'aria attraverso le corde vocali. Non sono dunque due voci diverse, ma piuttosto due diversi modi di usare la voce. Qualcosa di intermedio fra l'uno e l'altro è la recitazione drammatica, quella per cui fu celebre Tommaso Salvini, e la declamazione lirica. Fisicamente considerato, il linguaggio consiste in una serie di speciali rumori espiratori, talora anche ispiratori, prodotti lungo il canale rappresentato dalla faringe, dalla cavità boccale e dalle fosse nasali, combinati o no con i suoni laringei. Del linguaggio a voce alta, suoni e rumori si combinano e si ha la voce articolata. Nel linguaggio bisbigliato o afono mancano i suoni laringei. Dunque, nella formazione delle parole, il tubo di risonanza faringe-bocca-naso, con le sue parti molli, le labbra, il lingua palato molle, ha un ufficio essenziale. I movimenti delle labbra, della lingua e del palato, producendo variazioni di forma del tubo di risonanza, determinano i diversi rumori e suoni articolati. Questo è il linguaggio esterno, ovvero la forma esecutiva o espressiva del linguaggio. Il linguaggio esterno deve essere distinto dal linguaggio interno, mentale. Può accadere infatti che un malato sia in tutto
o in parte incapace di parlare, pur essendo la laringe, la lingua, le labbra perfettamente normali. Quindi si può dire che un linguaggio esiste in quanto vi è un linguaggio interno, che la parola può essere formulata in quanto vi è una parola interna, che la traduzione del pensiero in movimenti d'articolazione aventi un valore acustico è un processo ulteriore e, per così dire, esteriore a noi. Il centro cerebrale, dal quale partono gli impulsi che mettono in movimento in quel determinato ordine e con quella determinata coordinazione necessari per formare la parola, gli organi esecutori, laringe, lingua, labbra, eccetera, è situato nell'emisfero sinistro. Esso viene indicato con le denominazioni di centro verbo motorio o il centro di Broca, dal nome di Paolo Broca, famoso neurologo francese del secolo scorso, quindi probabilmente era Paolo Broca. La prima condizione che rende possibile il linguaggio è che tutto il meccanismo uditivo funzioni normalmente. Mancando tale condizione, si ha il sordo mutismo. Il bambino che nasce sordo sarà anche muto. Normalmente, invece, il centro cerebrale acustico diventa, per così dire, un magazzino di immagini acustiche. Quando la stessa parola viene riudita, l'individuo la riconosce. Ciò normalmente non implica che se ne comprenda il significato. Il bambino, in un primo tempo, riconosce l'immagine acustica, ma non sa che significhi, né sa ripetere la parola. Ad un certo punto, il bambino acquista la facoltà di ripetere la parola udita. Questo progresso avviene in quanto si è stabilito uno stretto legame tra immagini acustiche, centro delle immagini acustiche verbali, detto di Wernicke, nella regione temporale della corteccia cerebrale, e impulsi motori, centro verbo motorio di cui abbiamo parlato prima. Questo sarebbe il meccanismo da cui si origina il linguaggio nelle condizioni più semplici, ossia nel bambino o nell'analfabeta, quando non c'è altro mezzo che l'udito che percepire la parola, per percepire la parola, e altro mezzo che il linguaggio parlato per manifestare il pensiero. Vi attendo per la seconda parte. Ci sono un po' di dislessica, in effetti. A breve. Ciao.